Noi diventiamo ciò che vediamo, diamo forma ai nostri strumenti e poi i nostri strumenti danno forma a noi. Marshall McLuhan. Oggi vi parlo della tetrade o tetrade perduta di Marshall McLuhan. Questo sociologo canadese ci ricorda quanto la tecnologia influisca sulle nostre vite, non solo superficialmente, ma anche sulla nostra psicologia, nelle nostre abitudini, nella società e nell'immaginario collettivo. Certi media, come li chiama Marshall McLuhan, per dirla alla Cronenberg, creano una nuova carne, un nuovo tessuto di relazioni nel quale viviamo. La riflessione di McLuhan cerca di renderci più consapevoli, più esperti degli strumenti che utilizziamo e degli ambienti tecnologici nei quali siamo immersi. Questa consapevolezza può farci usare meglio questi strumenti e può anche farci diventare più resistenti al loro incantamento. McLuhan scrive: «Oggi, dopo più di un secolo di tecnologia elettrica, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale fino a farlo diventare un abbraccio globale, abolendo limiti di spazio e tempo per quanto concerne il nostro pianeta. Quanto ormai possiamo mandare velocemente un messaggio e quanto lontano e quanto possiamo chiacchierare a distanza, specie in questo periodo l'abbiamo scoperto molto bene». Una consapevolezza fondamentale che McLuhan spinge a farci scoprire è che il medium è il messaggio. Il mezzo che utilizziamo, la voce, il telefono, il libro, la televisione, internet, dà forma al messaggio che vogliamo veicolare. Ci ricorda questo filosofo e sociologo che talvolta noi dimentichiamo che la cornice nella quale mettiamo il messaggio è importante almeno quanto il messaggio, perché il contenuto che noi vogliamo veicolare viene trasformato. Per questo un libro non sarà mai uguale a un film o viceversa. Per questo una lezione a distanza non sarà mai uguale a una lezione in presenza. Per questo un podcast non sarà mai completamente uguale a un articolo. O uno spettacolo teatrale sarà qualcosa di diverso da una registrazione. Che non significa meglio o peggio, ma significa che sono cose diverse. In realtà il medium e il messaggio è sia una citazione molto importante di McLuhan che chiarisce una parte della sua filosofia e una parte dei suoi studi, ma è anche quasi, in una piccola parentesi che vi racconto, il titolo di un suo libro, che non è esattamente The Medium is the Message, ma è The Medium is the Massage. In realtà si crede che questo sia stato un errore tipografico, cioè doveva essere The Medium is the Message, ma è venuto fuori con la The Massage. E lui ha voluto accettare quell'errore perché in realtà, e questo è tipico di McLuhan, apprezzava quella modifica perché dava adito a molti giochi di parole. Il fatto che il medium fosse anche un massaggio, qualcosa che ti tocca, qualcosa che ti accarezza, qualcosa che ti sfiora, ma nello stesso tempo era anche, per esempio, un gioco di parole per mass age, l'età della massa, l'età della folla. E quindi decise di tenere quel libro così. Questo ergore, peraltro, mi fa un po' ricordare anche un altro esperimento, un altro gioco di un autore che abbiamo già parlato in questo canale, ossia Gianni Rodari, che parla di come gli ergori possono essere utilizzati per raccontare storie. Per esempio, un bambino potrebbe scrivere che un uomo vive nella cassa con due S invece che nella casa. Ma invece di cancellare semplicemente quella S di troppo, potremmo prendere quel messaggio, quella cassa, e dire: ok, come mai adesso un signore vive nella cassa? Semplicemente perché è un signore troppo piccolo? Perché ha dei problemi economici? Perché è una cassa magica? Quale particolare è? Però di Rodari e di questa possibilità, di questa tecnica di utilizzare gli ergori per raccontare storie o per incrementare la nostra fantasia vi racconterò un'altra volta. Per ora torniamo a McLuhan e in particolare torniamo alla tetrade. La tetrade è uno strumento intellettuale per conoscere meglio la tecnologia, non solo quella moderna o futuristica, ma anche quella che ormai diamo per scontata. Del resto McLuhan definisce media qualsiasi strumento per estendere i nostri sensi o il nostro corpo, quindi dai vestiti all'automobile al personal computer. La tetrade si basa su quattro trasformazioni, su quattro impulsi che una tecnologia
apporta alla società e alla psicologia. Per meglio dire, sono quattro domande con le quali noi possiamo interrogare una determinata tecnica o un determinato oggetto o una determinata tecnologia. Le quattro domande sono queste. Cosa potenzia, cosa amplifica questo oggetto, questa nuova tecnologia, questo nuovo strumento? Che cosa invece recupera dal passato e riporta in forma nuova? La terza domanda è: che cosa ribalta o rovescia? Ossia, cosa può portare di inaspettato questa tecnologia che non era previsto portasse? Ed infine, che cosa rende obsoleto? Vediamo degli esempi per chiarirci meglio. Lo strumento da noi interrogato potrebbe essere l'auto. Ora, l'auto che cosa potenzia, che cosa amplifica? Direi che, per esempio, potenzia la velocità e quindi riduce lo spazio. Che cosa recupera l'auto? Beh, l'auto recupera lo spostamento privato. Se pensate all'invenzione del treno, ci si poteva spostare, ma ci si doveva spostare insieme a molta più gente, mentre invece con l'auto ci si sposta più privatamente. La domanda forse più interessante in questo caso è: che cosa si ribalta con l'auto? Beh, si ribalta il fatto, per esempio, che le distanze sono aumentate. Non necessariamente il tempo che noi stiamo in macchina, se ci pensate, è diminuito rispetto al tempo in cui si andava a piedi o comunque si utilizzava questo tempo per andare da una locazione all'altra. Perché? Probabilmente perché, proprio sapendo di avere a disposizione la macchina, come del resto anche il treno, l'aereo o quant'altro, noi siamo più abituati a percorrere distanze maggiori. Quindi non necessariamente l'auto ha ridotto i tempi di trasporto e di spostamento. E questa è una cosa imprevedibile. Che cosa rende obsoleto? Direi che, per esempio, l'auto rende obsoleto il cargo, la carrozza, il cavallo. Vi propongo un altro esempio, che è quello della tastiera del computer. Ora, che cosa potenzia la tastiera? Beh, direi che la tastiera amplia e potenzia, per esempio, la velocità e la comodità di scrittura. Che cosa recupera la tastiera? Recupera, per esempio, mi viene da dire, la possibilità di sbagliare, se confrontiamo con la macchina da scrivere, che si poteva correggere ma era molto più complesso. E un po' giocosamente mi viene da dire che recupera il silenzio. Non che la tastiera sia particolarmente rumorosa, ma specie quelle moderne sono piuttosto silenziose, se non sono meccaniche, rispetto per esempio alla tastiera di una macchina da scrivere. Poi, per quanto concerne il rovesciamento, possiamo dire, o meno, quello che viene in mente da dire a me è: formalizza la grafia. Cosa intendo? Che in questo caso, per esempio, a differenza della penna, io, se scrivo con la tastiera, non scrivo più con il mio stile. Non do la mia personalità nella mia grafia e potrei dire anche nel mio schizzo, nel mio disegno, nel mio utilizzo della penna. Ma sono costretto ad utilizzare uno standard. Certo, posso usare dei font, ma sono comunque meno personali e più meccanici. E infine, che cosa rende obsoleto? Direi che rende obsoleto proprio la macchina da scrivere. Un altro esempio, proprio per dire che non necessariamente deve essere una tecnologia moderna ad essere interrogato dalla tetrade di McLuhan, è il libro, proprio il libro cartaceo. Il libro cosa potenzia? Potenzia la completezza del messaggio. Nel libro si trova un messaggio che è completo, che almeno in teoria non ha bisogno di ulteriori aggiunte, ricerche, note e così via. Note ovviamente esterne a quelle del libro. Che cosa recupera? Beh, banalmente potremmo dire che recupera il codex, che era un'evoluzione della pergamena, ma dove già si poteva più o meno andare a cercare qualche contenuto particolare. Ma più metaforicamente potremmo dire che recupera i ricordi. Noi, leggendo i libri delle altre persone, possiamo recuperare i loro pensieri, le loro ricerche, le loro storie. Poi, che cosa ribalta il libro? Potremmo dire che il libro, in senso negativo, può portare a un'eccessiva gerarchia e anche a un certo principio di autorità. Quante volte è capitato di non saper risolversi su un determinato argomento e allora la risposta è: lo dice il libro. Soprattutto in questo caso mi riferisco, per esempio, al libro di testo utilizzato nelle scuole o in ambienti accademici. Se lo dice il libro, è giusto. Che ovviamente non è necessariamente così. Quel libro potrebbe essere sbagliato, la fonte va sempre valutata. Però è molto facile cadere in questo tipo di errore. Lo dice il libro, per cui è giusto. Ecco, un ribaltamento potrebbe essere proprio questo. Il libro non è pensato in sé per produrre autorità, anzi dovrebbe essere pensato per
spingere, a stimolarci a pensare ancora, ma noi potremmo cadere in uno stop del pensiero per avvalerci proprio del principio di autorità che indirettamente genera il libro. Il quarto punto è cosa rende obsoleto. Banalmente direi che rende obsoleto, per esempio, la pergamena. Ovviamente voi potreste cercare di prendere questi esempi e dare la vostra risposta. Le risposte non devono essere per forza ricercate o oggettive, anzi è molto difficile che siano oggettive. Sono le tetrati, proprio degli strumenti per stimolare la curiosità, la fantasia, ma appunto anche la consapevolezza sulla tecnologia. Infine vi lascio con un giochino, ricordandovi appunto che gli oggetti interrogati possono essere davvero qualsiasi cosa, dal microfono alla chitarra a quel cavolo che volete. Ora però, dicevo, vi lascio con un giochino, perché vi lascio una tetrade con le risposte ma senza l'oggetto o lo strumento da interrogare. Vi dico solo che questo oggetto del mistero potenzia o amplifica la comunicazione, recupera il contatto orale, rende obsoleta la memoria e può ribaltarsi nel renderci più asociali.